Buonasera a tutti coloro che sono collegati e che ci stanno guardando e benvenuti in, questa, in questo terzo appuntamento con Dharma Telier Culturale eh, dedicato a Jacob Böhm um, eh, dal titolo L'Abisso e la Sfera. Per chi non ci conosce, eh, noi siamo un'associazione che nasce con l'intento di eh, fare comunità, fare anima, trattando quelli che sono gli argomenti. Eh, eh, che possono apparire lontani dal nostro, dal nostro pensiero, ma che eh, cercano in realtà di eh, liberarsi di quelle che sono le barriere dell'umano costruite dal mentale e cercando insieme di sviluppare argomenti che possano eh, attingere alla tradizione, alla scienza, a eh, luoghi anche remoti della nostra, della nostra conoscenza per fare vera sapienza, vera... Cultura e non sterile intellettualismo. E proprio per questo fine eh, abbiamo scelto una serie di temi che un po' alla volta stiamo, eh, stiamo sviscerando grazie ai nostri preziosi ospiti, e cedo allora la parola a Davide Susanetti che presenterà l'ospite di questa sera. Grazie a tutti. Buonasera, buonasera a tutti e a tutte. È con grande piacere che eh, vi presento la relatrice che ci accompagnerà in questo affascinante ehm, viaggio questa sera, e, ed è, è una relatrice, un'amica un di, di Dharma, ma vorrei dire soprattutto ai fini, come dire, della, della serata, è una eh, esperta eh, riconosciuta a livello internazionale, eh, dell'autore del nostro, come dire, teosofo. Cecilia a, a Muratori ha ha studiato a, a Berlino, a Urbino, a Jena e come eh, vedete anche dalla slide ha lavorato come ricercatrice in Germania, a Monaco, poi eh, in Inghilterra, a Warwick e a, Lon eh, a Londra e eh, attualmente appunto, insegna filosofia in, eh, all'Università eh, di Cambridge è proprio occupata di storia della filosofia tra rinascimento e eh, modernità e le va attribuito, come dire, eh, il grandissimo merito di aver tradotto eh, in italiano una cospicua sezione di Aurora Nascente, appunto, che è una delle opere dell'autore di cui parliamo questa sera, per Mimesis, e eh, è un'opera meritoria eh, perché in, in Italia... Eh, sì, eh, Alcuni ovviamente conoscono Jacob Beme, ma eh, testi eh, non sono poi molti quelli eh, disponibili e soprattutto, come dire, non sono poi. Nemmeno molti i, i, i lavori, come dire, eh, linguisticamente filosoficamente accurati, perché è, è una grande sfida eh, tradurre le parole, appunto, di quest'autore di cui eh, Cecilia ci parlerà. E poi si è occupata anche di uno studio, uno studio eh, del 2012, eh, della recezione della filosofia, appunto, di Jacob Beme, eh, da parte di, di Hegel, perché, appunto, l'autore di cui parliamo questa sera. Ha poi avuto una influenza molto significativa nello sviluppo del pensiero filosofico moderno, dell'idealismo tedesco, e anche questo è un aspetto che è stato non troppo indagato e che meriterebbe, come dire, maggiore. Attenzione, come quella che appunto Cecilia ha eh, dedicato. Più recentemente si è eh, occupata eh, ehm, del tema del, che anche questo, come dire, sta a cuore molto ad arma, del rapporto e della differenza tra uh, uomo e uh, animale, uh, in rapporto anche appunto a tutte le teorie dell'anima. Dell'uomo, ma appunto anche della, come dire, della vita, dell'animazione dell'animale, ciò che di anima anche l'animale condivide, e un recentissimo proprio del 2020 eh, lavoro in inglese sui dibattiti che nel, già nel Rinascimento eh, eh, si erano avviati appunto intorno diciamo alla dieta eh, vegetariana, un regime di vita eh, vegetariano, naturalmente come dire. Utilizzando eh, eh, e facendo perno eh, su un testo come eh, quello di Porfirio sull'astinenza dall'alimentazione dall carne, eh, un filosofo neoplatonico antico che diciamo, ha segnato eh, fortemente questo ambito, questo indirizzo, anche come dire, di vita e di spiritualità. Le sue opere le ho già, le ho già ricordate, ma mi, mi piaceva appunto che le, le vedeste, come dire, tutte insieme eh, nella slide, appunto. Possiamo forse passare alla successiva. Aurora nascente, appunto come dicevo prima, Mimesis 2008, il primo filosofo tedesco, il misticismo di Jacob Behmen nell'interpretazione egheliana, Pisa 2012, questo recentissimo Oxford 2020 appunto sul uh, uh, tema del vegetarianesimo e, uh, e poi appunto uh, va uh, ricordato non l'ho menzionato prima, eh, eh, Cecilia Muratori è stata eh, curatrice eh, di una importantissima eh, mostra che eh, si è svolta, che ha avuto luogo a Görlitz, luogo natale eh, eh, di eh, Jacob Bembe e che poi come dire, ha avuto eh, eh, degli ulteriori come dire, poi, eh, luoghi in cui eh, eh, si è spostata e risultata visibile. E appunto eh, eh, di questo parte anche l'esito eh, il, il volume Light in Darkness che è appunto il catalogo della mostra eh, curato con Claudia Brink e Lucinda Martin appunto Dresda, 2000 2019. Ma finisco di, di, di blaterare perché come dire, siamo tutti ansiosi di sentire dalla viva parola di Cecilia appunto l'orizzonte e il viaggio in cui ci condurrà. Prego. benevolo lettore. Io paragono l'intera filosofia, astrologia e teologia, insieme alla loro madre, ad un albero meraviglioso che cresce in un giardino paradisiaco. Ora, la terra, sulla quale l'albero si trova, dà sempre all'albero la linfa, da cui l'albero ha la sua qualità vitale. Ma l'albero, in sé stesso, cresce grazie alla linfa della terra e diventa grande e si estende con i suoi rami. Ora, come la terra lavora sull'albero con la sua forza, così che quello cresca e diventi sempre più grande, allo stesso modo l'albero lavora insieme ai suoi rami con tutte le sue capacità, così che esso possa portare sempre molti buoni frutti. Ma quando l'albero porta pochi frutti, e inoltre piuttosto piccoli, bacati e mangiati dai vermi, allora la colpa non sta nella volontà dell'albero. Come se volesse portare apposta frutti malvagi, poiché esso è al contrario un albero meraviglioso che sta nella qualità buona. Piuttosto la colpa sta in questo: che spesso grande freddo, caldo ardente, la muffa, i bruchi e gli insetti cadono su di lui, poiché la qualità nel profondo, assegnata dalle stelle, lo manda in rovina, così che esso porta pochi frutti buoni. Ora l'albero ha in sé anche una buona qualità dolce, ma anche altre tre qualità che stanno in opposizione ad esso, cioè l'amara, l'acida e l'aspra. Ora, com'è l'albero, così diventano anche i suoi frutti, finché il sole agisce su di loro e li rende dolci, così che essi ricevono un sapore degno di lode, e i suoi frutti devono resistere alla pioggia, al vento e ai temporali. Ora osserva cosa ho voluto dire con questo paragone. Il giardino di questo albero rappresenta il mondo, il terreno la natura, il tronco dell'albero le stelle, i rami gli elementi. I frutti che crescono su quest'albero rappresentano gli uomini. La linfa dell'albero rappresenta la pura divinità. Ora gli uomini sono creati dalla natura, dalle stelle e dagli elementi, ma Dio, il creatore, regna su tutto. Come la linfa in tutto l'albero. Ma la natura ha due qualità in sé, fino al giudizio di Dio: una degna di lode, celeste e santa, e l'altra rabbiosa, infernale e assetata. Ora, entrambe queste qualità sono nell'albero della natura e gli uomini sono fatti dall'albero e vivono in questo mondo, in questo giardino, nel mezzo tra le due, in grande pericolo e su di loro cade la luce del sole e poi improvvisamente pioggia. Il vento e la neve, cioè se l'uomo eleva il suo spirito nella divinità, allora sgorga e qualifica in lui lo Spirito Santo, ma se lascia sprofondare il suo spirito in questo mondo, nel desiderio del male, allora sgorga e domina in lui il diavolo e la linfa infernale. Ringrazio molto Dharma per questo invito questa sera. Buonasera a tutti e ringrazio Massimiliano Mastroeni per questa lettura di un estratto della prefazione di Aurora Nascente di Böhme che ha fatto risaltare la freschezza delle immagini naturali che Böhme spesso utilizza nei suoi scritti. E vorrei prendere spunto proprio da questo passo di Aurora per introdurre la mia introduzione la mia presentazione della filosofia di Böhme questa sera e vorrei partire proprio dall'immagine dell'albero che come abbiamo sentito è l'immagine di apertura di Aurora. Tra l'albero per Böhme simboleggia un'unione vitale. Abbiamo sentito che l'albero all'inizio di Aurora genera frutti buoni e frutti cattivi e il motivo è che ci sono diverse qualità che agiscono sull'albero, diverse qualità in lotta tra loro. Quindi abbiamo l'impressione che l'albero, all'inizio di Aurora, sia sottoposto a molti impulsi contrastanti e possiamo immaginare quasi le qualità come eh, una sorta di, di linfa all'interno dell'albero. E dopo aver descritto questa varietà di impulsi cui è sottoposto l'albero, L'albero, Bohme ci dice come leggere questa metafora. E dice cioè che l'albero in realtà simboleggia il mondo, il, il terreno e la natura, il tronco e le stelle, i frutti sono appunto gli uomini, alcuni di loro sono frutti buoni e alcuni sono frutti cattivi. E la linfa qui si rivela in realtà essere qualcosa di più importante ancora delle qualità. La linfa addirittura è la divinità che scorre all'interno dell'albero. E questa immagine dell'albero introduce quindi già il tema principale del quale vorrei parlare questa sera, e cioè il modo in cui Böhme concepisce l'interazione tra gli opposti. Nel caso dell'albero, tra i frutti buoni e i frutti cattivi, ma c'è anche l'interazione tra la divinità e la creazione, un, un rapporto molto stretto, appunto, come la linfa che scorre all'interno dell'albero. Qui vedete già un'immagine di un altro albero: un albero tratto da un testo attribuito a. Spurio attribuito a Valentin Weigel, un filosofo cinquecentesco, uno dei pochi filosofi eh, che Böhm menziona per nome nei suoi, nei suoi scritti. E qui vediamo l'albero diviso in due parti: una parte scura, una parte chiara, però è un unico albero che porta frutti buoni e frutti cattivi, come dice il testo. E questo quindi è un po' il filo conduttore di quello che vorrei dire questa sera, cioè il rapporto tra gli opposti nella dinamicità della natura e l'interazione tra questi opposti e l'immagine del divino. C'è un altro motivo anche per cui ho deciso questa sera di cominciare eh, il nostro incontro con un estratto, e cioè è stato un modo per mettere al centro le parole stesse di Böhme e questo è particolarmente importante nel caso di Böhme perché in realtà le sue parole sono state messe spesso in secondo piano e dando invece eh, prevalenza alla, alla fortuna di una certa caratterizzazione di Böhme come mistico ispirato. E le leggende intorno, intorno a Böhme hanno avuto un influsso particolarmente forte sulla ricezione della sua filosofia. E questa sera io volutamente le menzionerò, queste leggende, in maniera breve per usarle solo come contrasto rispetto alle parole che invece vorrei appunto mettere al centro, le parole dalle quali, dalle quali siamo partiti. Quindi questa prima sezione, come vedete in alto, il mio discorso questa sera sarà diviso in tre parti. La prima sezione, parole e visioni, funge da introduzione alle due successive, nelle quali invece mi occuperò più da vicino del tema filosofico che ho annunciato. Le visioni, in questo parole visioni, come vedremo, sono però spesso visioni di altri, visioni che sono state imposte alla figura di Böhme, in qualche caso quindi più a che visioni. Quindi in questa prima parte distinguerò il modo in cui Böhme presenta la sua ispirazione o possiamo dire la sua intuizione mistica, questo è un tema del quale possiamo discutere insieme, distinguendo quindi la sua, il, il modo in cui lui descrive la sua intuizione dalle visioni che gli sono state attribuite. Poi, nelle due parti successive, passerò, come dicevo, al nucleo della filosofia di Böhme a partire da questi due concetti, queste due parole chiave l'abisso e la sfera. Böme ha vissuto quasi tutta la sua vita a e a Görlitz ed, intor ed intorni. Görlitz si trova eh, esattamente oggi al confine tra Germania e Polonia, un punto geograficamente interessante. Sappiamo che Böhm appunto da Görlitz, quindi senza spostarsi quasi mai, ha goduto di un'educazione, seppure non di livello avanzato, non di livello accademico. E proprio a Görlitz uh, una, una avviò un'attività di calzolaio sulla quale si è molto romanzato. E il, uh, menziono solo che il ritratto che vedete qui, con molta probabilità, è un ritratto non molto somigliante alle fattezze reali di Böhme, e anche questo è interessante, cioè Böhme è sfuggente anche nella ritrattistica. Qui invece vedete due scene che giocano proprio sulla mitologia di Böhme come calzolaio mistico, come calzolaio ispirato. Sono immagini che si rifanno a una famosa biografia scritta da un diciamo, seguace, eh, un ammiratore di Böhme, Abraham von Frankenberg. E, e sono scene tipicamente eh, visionarie, mistiche. Nella scena di sinistra vediamo Böhme ragazzino, eh, apprendista nella bottega di un calzolaio. E vediamo il momento in cui uno sconosciuto si presenta per comprare eh, un paio di scarpe, e in realtà il, gli profetizza poi il futuro. Gli, gli dice: eh, Jacob, diventerai grande. Ora sei piccolo e diventerai grande. E, questa è una, una scena di cui Beaumont non parla mai nei suoi scritti. Nella seconda scena a destra, Vediamo invece Böhme intento a scrivere nella sua bottega tra gli strumenti del mestiere. E anche in questo caso l'immagine connette in maniera molto forte la professione di Ciabattino, di Calzolaio, con la profezia, quindi con il destino mistico di Böhme. E anche di questo possiamo parlare, poi che cosa significa mistico quando definiamo Bhöh mistico. Insomma, sono immagini che mettono in scena un aspetto visionario che, come anticipato, in realtà non appartiene a Bhume, non in questi termini almeno. Perché Böhme non parla mai di visioni nel senso di apparizioni, insomma, come nella vignetta che vedete a sinistra. E quando si riferisce, quando parla del suo mestiere, tra l'altro mestiere che non esercitò per tutta la sua vita, lo fa solo per sottolineare una certa connessione con i semplici della Bibbia, quindi in questo senso qualsiasi professione semplice ehm, eh, avrebbe fatto il caso suo. Va detto anche che Bohme non era particolarmente povero, tra l'altro aveva sposato la... Eh, figlia di un ricco macellaio, quindi insomma eh, questa idea del, del ciabattino povero è una costruzione mitologica. E comunque per Böhme il, il mestiere di ciabattino non sembra avere un ruolo particolare. Eppure, proprio questo rapporto tra la materialità del gesto, del, del costruire la scarpa e l'immaterialità della profezia. È poi diventato il segno caratteristico di una certa ricezione. Quindi eh, troverete sempre Böhme associato alle parole ciabattino mistico. E insomma, si potrebbe pensare alla fine al famoso aforisma di Karl Marx, secondo il quale Böme, il ciabattino Böhm è stato un grande filosofo, mentre Tanti stimati filosofi sono solo dei gran ciabattini. Ma se non è questo il ritratto che Böhme offre di se stesso, allora come parla Böhme della sua esperienza? E qui leggo un estratto: um, uno dei, dei, di una selezione di estratti um, che vorrei leggere questa sera proprio per sentire come Böhme. Parla della sua esperienza. E in questo, in questo strato: ehm, Bohme ripercorre il percorso eh, che lo ha portato alla stesura del suo primo libro, Aurora, dal quale abbiamo sentito l'estratto iniziale. Dunque, Bohme qui scrive: Riguardo al libro Aurora, che è il primo, sarebbe necessario spiegarlo meglio in alcuni punti perché a quel, a quel tempo il concetto non era ancora nato in me nella sua interezza. Proprio come passa uno scroscio d'acqua che colpisce dove capita, così è accaduto anche con l'impulso ardente, anche se io non avevo affatto pianificato che lo dovesse leggere qualcuno. Ho semplicemente scritto i misteri di Dio, così come mi sono stati mostrati, per me stesso, come un memoriale ed è anche uscito senza il mio consenso e mi è stato strappato con violenza. Qui Böhm paragona la sua esperienza ad uno scroscio d'acqua, uno scroscio d'acqua che non si può evitare e dal quale insomma non c'è riparo. E poi usa una seconda immagine che è quella del fuoco. Dice di aver avuto l'esperienza di un impulso ardente. Che lo ha portato a scrivere. Questo naturalmente è un riferimento a un topos mistico, cioè quello del dettato. Dio detta e il mistico scrive. Oppure, come in questo caso, Dio mostra e il mistico scrive. E vedremo nelle sezioni successive questa sera che Böhme è molto visuale, pur non essendo un visionario nei termini in cui ho detto prima. E pur non essendo nemmeno un artista, anche se descrive alcune immagini. Quindi Dio mostra, Bohème scrive, e sostiene di aver scritto un testo privato, a Aurora, un dice un memoriale, che non era inteso in realtà per la pubblicazione. Ora, chi di voi ha avuto occasione magari di sfogliare Aurora, si sarà reso conto che invece l'impressione è quella che il. Il lettore sia incluso in questo eh, in eh, nel discorso filosofico eh, di Böhme. Ma eh, questo è il modo in cui Böhme presenta, eh, anche questo in maniera un po' mitologica, il suo esordio alla scrittura, cioè una scrittura solo per se stesso. E Aurora è presentato qui anche come testo imperfetto. Sotto molti punti di vista. Böhme dice che sarebbe meglio spiegarlo in alcuni punti, ma che eh, è emerso da, Aurora è emerso da questa esperienza inevitabile che gli è accaduta. Tutti gli scritti di Böhme eh, hanno circolato all'interno di un network, potremmo dire, all'interno di una rete di sostenitori. Che li copiavano e li passavano ad altri lettori interessati. Ma effettivamente Bhume sembra non averli intesi per la pubblicazione. Solo un, un, uno scritto di Böhme viene pubblicato nell'ultimo eh, anno della sua vita e non direttamente da lui. Questa è una storia complessa nella quale eh, questa sera non possiamo entrare, ma vorrei soffermarmi almeno sulle vicende di Aurora, questo primo libro. Aurora, abbiamo detto, è imperfetto non solo in termini di contenuto, come dice Böhme, ma anche perché è rimasto incompleto. E qui vedete il frontespizio del manoscritto autografo che è preservato oggi a Wolfenbüttel. Böhme comincia a scrivere Aurora nel 1612, ma il manoscritto gli viene confiscato qualche mese dopo, perché eh, Bohme ha attirato diciamo, l'attenzione la, la, dell'ortodossia locale. Quindi il manoscritto viene confiscato, questo manoscritto che voi vedete. Quindi questa è la scrittura di Jacob Böhme. E la storia è avventurosa perché poi questa coppia autografa riemerge nel XX secolo. Quindi, quando il testo viene confiscato l'anno successivo, qui nel 1613, non è finito. Qui vedete l'ultima pagina del manoscritto in cui c'è scritto. Capitolo 27, come potete vedere il capitolo 27 non c'è. Ora, questa pagina bianca assume un valore simbolico per Böhme e qui torniamo al tema dell'esperienza mistica, in come la intende Böhme, come lui stesso ne parla. Se il divino per Böhme si rivela come scroscio d'acqua o come fuoco, allo stesso tempo Böhme è coinvolto in una lotta corpo a corpo con le forze che invece cercano di tacitarlo, che sono rappresentate biblicamente dalla figura del diavolo. Vi leggo a questo proposito un, un altro breve estratto, in cui Bebe scrive, il libro Aurora non è stato completato dal momento che il diavolo intendeva distruggerlo. Perché vide che la luce del giorno voleva sorgere in esso. Inoltre il giorno ha già incalzato l'aurora, così che si è quasi fatta luce. Ne mancavano ancora circa 30 fogli, ma la tempesta lo ha interrotto, e per questo non è stato terminato. E nel frattempo è diventato giorno, e l'aurora si è spenta, e da allora si è lavorato in favore del giorno. E anzi deve rimanere così. A memoria eterna perché la mancanza è risarcita negli altri e quindi per la mancanza in questo è colpevole il diavolo qui aurora ha almeno due significati è il libro evidentemente sta anche per una rinascita quindi la scrittura di aurora inaugura un periodo di rinascita quindi è lo scritto ma anche il momento che apre la strada al giorno pieno cioè alla comprensione di quei misteri divini di cui Bohme parlava nella citazione precedente qui la fine mutilata di aurora diventa quindi il segno tangibile del fatto che il lavoro di Bohme si svolge tutto tra due forze cioè la forza sovrastante di dio lo scroscio d'acqua che lo spinge a scrivere, a dire, e dall'altra parte c'è invece la forza del male che cerca di soffocare la sua voce. La cosa interessante di questo passo è che qui Bohème spiega non solo perché il libro è rimasto incompleto, ma perché deve rimanere incompletabile, cioè perché non lo ha mai com completato. Dicevo prima che gli scritti di Böhme circolavano all'interno di una rete di, uh, di sostenitori. Quindi Bhume avrebbe potuto probabilmente utilizzare una copia per, eh, eh, per scrivere i capitoli successivi, ma non lo fece mai. Cioè, non completò mai Aurora. E il motivo, come ce lo spiega qui, è che la mancanza di fine. È concepita come una macchia che deve rimanere a memoria eterna. Insomma, è la macchia del diavolo, è la sua impronta, è una testimonianza della, re della realtà fisica, proprio delle forze contrastanti che Böhme sente agire nella sua vita e nella sua esperienza mistica, filosofica. Dopo la confisca del libro, quindi siamo nel 1613, a Böhme viene imposto di non scrivere più. E Böhme si attiene a questa richiesta fino circa al 1617-18 quando riprende a scrivere. Ed è probabile che lo faccia anche stimolato dal fatto che lo scoppio della guerra dei trent'anni, nel 1617, eh, gli, gli fa pensare che la che sia diventato di nuovo urgente comunicare il suo messaggio. Quindi riprende a scrivere e scrive sostanzialmente senza sosta fino alla morte nel 1624. Ma tutti i libri successivi, questo è interessante per capire come Bohme sviluppa la sua filosofia, sono intesi come tentativi di spiegare meglio il contenuto dell'intuizione mistica di cui Boehm dice di avere fatto esperienza e, di, e che è alla, alla radice della scrittura di Aurora. Boehm scrive che gli sono occorsi 12 anni per elaborare il contenuto di questa intuizione e trasferirlo sulla pagina. Quindi possiamo datare questa eh, significativa esperienza. Mistica intorno al 1600. E anche questo è un dettaglio interessante: cioè, Dio si rivela come uno scroscio d'acqua che spinge ad agire, eppure Boehme impiega 12 anni per dare seguito a questo impulso infuocato di cui parlava e per cominciare a scrivere. Quindi, ancora anche qui abbiamo questo meccanismo dell'opposizione eh, da una parte Dio e dall'altra il demonio l'esperienza di Böhme è un'esperienza quasi bellica Böhme si trova in mezzo tra queste due forze e ritroviamo quindi ancora il tema della separazione tra il bene e il male che ci accompagnerà questa sera Böhme non a caso si paragona Spesso a Giacobbe, al patriarca Jacob, Jacob, come il suo nome, Jacob che lotta con l'angelo di Dio, e, o come dice Beumer più direttamente, lotta con Dio. Vi leggo anche questo breve estratto significativo, in cui Beumer scrive: Prega Dio che ti conceda il suo Spirito Santo e combatti con Lui, come il santo patriarca Jacob aveva lottato con Lui tutta la notte. Fino a che non era spuntata l'aurora e non aveva ceduto prima che Dio lo avesse benedetto. Fai come anche tu come lui. Aurora, il libro, quindi, è il prodotto di una lotta corpo a corpo con il divino per comprenderlo, e allo stesso tempo porta sulle sue pagine il segno di una lotta con il suo opposto, con il demonio. E anche il lettore. Quando legge il testo è preso in questa lotta. Dume scrive infatti al lettore, a questo mi riferivo prima quando dicevo che un lettore sembra incluso in questo discorso: dice, fai anche tu come lui, cioè lotta anche tu con Dio perché ti venga concesso lo spirito, cioè la comprensione. Allo stesso tempo, il lettore, quando si trova davanti all'ultima pagina, di Aurora, a quel capitolo 27, fa esperienza diretta della forza del maligno, perché il testo è troncato e mutilato. Prima di passare eh, a questo punto, alla, alla prima delle due parole chiave, l'abisso. Eh, vi propongo, se volete, di fare una piccola pausa se avete qualche domanda, altrimenti possiamo passare alla seconda sezione no, possiamo solo così eh, lanciarti, se sono in video, non lo so, una piccola eh, eh, provocazione. Perché tu giustamente hai introdotto e sarà un po' anche il fil rouge della nostra serata, una attenzione a distinguere eh, ciò che eh, eh, si è detto, si è costruito, si è immaginato. Alla, intorno alla figura di Beme, e diciamo ciò che lui stesso diciamo testimonia mm. della sua, appunto, come tu hai ricordato, della sua esperienza. Però a questo proposito ti volevo chiedere due cose. Tu hai, eh, eh, come implicitamente, hai fatto una differenza tra un'attitudine uh, visuale e un'attitudine uh, visionaria. Um, e, come dire, eh, hai in qualche modo no, eh, eh, così, eh, preso le, le distanze dalla visionarietà, dalla, dal termine visione, insomma, eh, come concetto ed esperienza eh, intorno a, alla figura di Beme. E, e hai anche, giustamente, come dire, eh, messo in causa la eh, dice che cosa che intendiamo per mistico. Questo penso che forse risulterà più evidente nelle eh, sezioni eh, successive. Insomma, potrebbero Forse ma ti chiedo se sei d'accordo, eh, dire che eh, mistico è diciamo ciò che testimonia di un'esperienza in cui anima, e dio e mondo, eh, tutto sommato, vengono percepiti come identità. Così come, come dire, i modi della visione sono molti, perché appunto ci può essere diciamo, l'apparizione come la vignetta che ci hai mostrato, ma. Ci sono modalità di, di visione interiore che poi sappiamo benissimo, come dire, all'interno di questa tradizione, a cui anche il appartiene, eh, non sono propriamente visione nel senso rappresentativo. Ecco, mm. cosa, cosa diresti mm. a questo proposito prima di passare oltre? Grazie mille, Davide. Sono punti mo molto um, importanti e, e sono assolutamente d'accordo quando dici l'esperienza mistica, insomma, come esperienza, uh, uh, possiamo dire, unitaria, totalitaria quasi. Cioè, un, uh, Bohme insiste molto sul fatto che questa intuizione o esperienza mistica uh, gli ha permesso di, poi a questo arriveremo ancora, di, uh, di capire la natura e di capire il divino allo stesso tempo. Quindi di unire, come dicevi tu, di unire questi... Venire eh, di mondi diversi, quindi un'esperienza totale, ecco. E, e su questo, appunto, io um, volevo calcare la mano proprio per, eh, eh, per recuperare un Böhme eh, filosofo, per recuperare le sue parole, recuperare i suoi scritti, perché Böhme, eh, come come dicevi tu, nella tua gentile introduzione, viene poco letto, eh, per questo sono importanti anche appunto i testi. E in questo senso là, diciamo, le, io ho tentato di differenziare tra le, le, le apparizioni e tra la, mitolo diciamo, la mitologia e il modo in cui Bohme eh, stesso parla, di questa, di questa esperienza. Io ho utilizzato il, appunto, il termine intuizione, eh, perché ho evidentemente una diciamo, predilizione all'utilizzo di un termine filosofico, eh, possiamo chiamarla anche un, certamente un'esperienza mistica, nel senso, vedremo tra un attimo: che è un'esperienza eh, immediata, è un'esperienza che nelle parole di Böhme dà accesso a tutti questi livelli che tu cui tu facevi riferimento allo stesso tempo. Quindi, ecco, in questo, in questo senso eh, Böhm parla di, eh, in termini mistici. Eh, Böhm è anche un caso particolare, questo forse vale la pena di dirlo, eh, perché anche se utilizza molto spesso eh, delle, delle formulazioni eh, che sono chiaramente eh, agganciabili a una, a una tradizione, ho menzionato prima. Questo uh, meccanismo del uh, divino che detta e del mistico che scrive, che chiaramente è tipico, ce ne sono degli altri, come dicevi tu adesso. E nonostante ciò Böhmer non, eh, non menziona mai le sue fonti, non, non ha, in, in molti casi non ci sono nemmeno fonti, nel senso che unisce in maniera molto eclettica anche spunti che gli venivano. Da, da questo circolo di, um, di sostenitori a cui ho fatto riferimento. Quindi è una scrittura anche in questo senso molto fresca, molto libera da, da tradizioni, che poi però appunto nella ricezione è stata inquadrata in maniera molto forte, dove, dove questo tratto del, ecco, del ciabattino ignorante, del ciabattino povero, è stato eh, eh, associato appunto a questo a un tipo di mistica eh, mistica delle apparizioni ecco ed è questo che io volevo dire eh, mi sembra eh, lontano da quello che lui me stesso eh, riferisce spero di aver risposto ad alcuni dei tuoi dei tuoi sì, sì, grazie